Paolo Limiti è un nome che tutti hanno sentito, dai nonni, solo i ragazzini di 10 anni non hanno ancora sentito perché ti stai dando ad altre televisione, cose, sì. sì. Che cose, dimmi dici qualcosa per farci ricordare quello che hai fatto di bello. Beh, dunque io ho cominciato per caso, per fortuna, con la pubblicità e poi ho incontrato Mai Buongiorno che mi ha portato con sé. Ho fatto molte trasmissioni radiofoniche con lui, ricorderete, forse i meno giovani ricorderanno Ferma la musica, eccetera. Poi ho fatto Rischiatutto, poi ho fatto molte trasmissioni musicali, poi ho lavorato con Mina, ho fatto parecchie robe, non so, l'ultima è Mezzogiorno è con Funari, su 4 anni, insomma. E ora invece mi sto orientando verso un altro settore, per cui che sarà quello del cinema, spero che sia quello che così nuovo, Tanto insomma. tutto quello che tocchi è oro, diventa oro. Per cui, Speriamo. Paolo, senti, Paolo, senti, due domande, una su Mina e una su Giorgio. Parlaci in due parole di Mina e di Giorgio. Ma di Mina è molto difficile parlare, posso soltanto dire che è una persona in cui tu ritrovi tutto, cioè trovi una sorella, un amico, un amante, una bambina, tutto, qui, a seconda dei momenti. È un tipo molto imprevedibile, però è una persona straordinaria proprio perché trovi tutte queste persone raccolte in una. E credo che ognuno di loro si identifichi in Mina, ecco perché ha questo successo. Certo. Perché quello che concerne Giorgio, io devo dire che quando l'ho visto, è venuto in una mia trasmissione che si chiamava Mama Non Mama, che facevo qualche anno fa, ed era uno dei ragazzi che veniva. Gli ho visto fare una scenetta che noi improvvisavamo con i ragazzi per cercare di dare un avvio, sempre un'apertura diversa alla trasmissione. Mi sembrava che avesse una certa grinta, per cui gli ho chiesto se aveva studiato recitazione, mi ha detto di no, gli ho detto vai e poi fatti vivo. L'ha fatto e poi siamo andati in televisione.